bentornati al consueto appuntamento con le nostre ricette che in questi giorni sono un pochino più leggere per permettere a coloro che hanno cucinato tanto durante le feste di rilassarsi, permettono di smaltire un po' di avanzi perché in effetti se apriamo la dispensa e il frigorifero si nascondono magari tante cose che poi non abbiamo utilizzato e che è bene consumare e soprattutto poi ci permettono anche di stare un pochino più leggeri, cosa che in questo inverno iniziato così ancora non troppo freddo non fa male perché possono essere in agguato influenze, insomma un sacco di cose, quindi trovarsi belli, soprattutto sani dentro, grazie anche all'alimentazione giusta, non è male. Allora, vediamo subito i cuochi di oggi. La nostra Rossella Rossi è il ristorante da Verrazzano, eccola qua. Buonasera, ciao Maria. Greve, il centro di Greve. Chi non conosce la Rossella? Come lo so, sono qualcuno andata? Mi conoscerà. Come sono andate queste feste? Bene, bene. Hanno mangiato tanto? Hanno mangiato tanto, anche troppo. Ah sì? Sì. Poi tutte cose abbastanza gustose, cinghiale, anatra all'arancia, maialino l'agrodolce, tortelli, ravioli, ravioli di marroni. Insomma, ora insomma, basta. Tanta roba. Allora, sì, ora dobbiamo... bisogna smaltire, alleggerire il fegato. Alleggeriamoci allora. Con che cosa ci alleggeriamo? Mi sembra vedere dagli ingredienti, appetitoso. Cipolle, patate rifiene di verdure. Ah, quindi ecco. È un piatto molto semplice, ci vuole un pochino di tempo a prepararlo e un pochino a cucinarlo, però insomma un piatto molto digeribile, piatto unico chiaramente, poi per i più golosi si può mettere anche una spruzzatina di pecorino, però insomma diciamo per che stare leggeri bisognerebbe... La base è leggera, mi sembra di capire, sì. Poi dopo invece se noi vogliamo convertire la ricetta in un po' più appetitosa ancora, possiamo mettere salsicce e cose varie. Sì, però meglio di no. Meglio stare via. Senti, ho notato che ti sei messa in tinta con le cipolle. Hai visto? Sì, guardate qua. Ho due giacche con le cipolle. Ma come mai? Una passione la cipolla, guardate. No, belline. Perché me l'ha regalata la mia figliola, gli piaceva questa stoffa, mi ha fatto fare queste due giacche così. Insomma, tu hai due brave e belle figlie. Tre. Tutte donne? Tutte donne. Mamma mia, quindi è un matriarcato con l'otorina. Ecco, te lo immagini. Immagino quel povero uomo del marito, che... padre e figlio. Davvero, tutte donne. Allora, vediamo invece l'altro nostro cuoco, è sempre ben arrivato, cioè benvenuto. Ben arrivato perché sta già arrivando. Il nostro Giovanni, eccolo qua, da Vernio, reduce dalla puntata di Natale che invece l'ha reso troppo felice. Contento. Vero che sei stato? Siamo stati tutti contenti. Tutti. Ti sei stato bene? Io sì, benissimo. Passate bene le feste? Sì, bene. Questa signora ha parlato prima, sì che? Piacere. Tutto bene. Piacere Giovanni. Rossella. Guarda, stiamo attenti Rossella, perché lui corteggia. Corteggia la Nara. Di Romanelli, insomma. Siamo amici con la Nara, via ora. Ne approfitta sempre. Vediamo che ci fai oggi. La coscia ti piace, vedo. Sì, una bella coscia, sì. Ah, sì. 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 La coscia, sì. Ecco. Allora. Come la dice la mia amica? Bella, no, come dice, aspetta, come dice la tua amica? Che vuoi patire e che tu puoi godere. Ah, bello, mi piace. Che vuoi patire? No. Che vuoi soffrire quello che invece puoi godere. Invece godere. Quindi allora, che vuoi patire che tu allora, puoi godere. Allora, godiamo stasera godiamo questa questo. Bella anca anche di là. Tacchino. Ti piace pure l'anca a te? Sì, allora. Certo. Ecco, una bella filamento, filonvetta e poi basta, via, fermiamoci. Un filamento, fermiamoci qui. Fermiamoci. È meglio col fermiamoci. Fermiamoci. Allora. Filamento, filamento. Cos'è che ci vuole per fare questa anca? Non allora, lo so. Olio extra, sì. Poi si mette insieme un po' di salvia, questa bella fresca, sì. Senti il profumo, di dove verrà? A me sembra di che sia del tuo orto, però dove non verrà? Voglio dire. Dove verrà questa, questa bella è, salvia? Vedi. Che profumo! Davvero profumata parecchio. Secondo me è la salvia di Vernio. Hai indovinato. Diciamo, va bene. Va bene, va bene, dove il cuore batte. Il dente duole. Ecco. Dove profumi sono via. I profumi di Vernio. Poi ci va messo cipollotto. Sì. E poi logicamente si allunga sempre con delle
dell'arancio, perché logicamente questo lo fa l'arancio. Un bel contorno, poi lo farò con spinaci alla braccio di ferro. Ah, e quelli a cui ti ispiri sempre tu, insomma, eh? Beh, siccome qui in trasmissione non credo che l'abbia fatto nessuno alla braccio di ferro, no. E la faccio io. Guarda, manco Olivia però. Olivia sei tu, scusa. Insomma, è troppo Olivia, male, lei insomma, non ce la vedo tanto. No, adesso è troppo carina, scherzi, scanso. Olivia è un po' a ciabattona, un po' tutta mezza torta, tutta mezza, insomma, via. Oddio, da terzo Olivia, mondo. Olivia ciabattona torta, oh madonnina. Guardate, allora a questo punto ritorniamo alle nostre ricette. Quindi il tacchino, perché abbiamo scelto il tacchino stasera? Perché prima di tutto costa poco, perché è il magro. Tacchino è magro e costa poco. Poi è una carne che viene consigliata dai medici perché fa parte proprio delle carni bianche, quindi coniglio, pollo e tacchino, ed è anche abbastanza gustoso. Sì. Tra l'altro, diciamo la verità, tutti vogliono sempre questo petto, petto di tacchino, eccetera, eccetera. Che non sa di nulla. Che non sa di nulla, ma poi si rischia che sia un pochino più stopposo. Mentre invece l'anca, con insieme un bel cosciotto, fai figura. L'unica cosa che purtroppo dà un po' di difficoltà sono, diciamo, le parti dentro di coscio, dove ci sono questa muscolare, ci sono nervi. Però... quando poi si affetta parecchi anche scelta, sono anche tendini, sì, però ma insomma, sono tendini, però è molto molto molto, non è fibrosa come è l'anatra e il pollo, questa è molto tenera, insomma, comunque consigliato dai medici, per cui prendiamolo. È un bel pezzo veramente, come il grasso ce n'è poi, punto. Sì, poi si può togliere, che è un suggerimento intelligente. Perché io lo cuocio ora con questo, perché non bruci, si mantenga bella morbida, poi dopo quando si mangia questo si può benissimo levare. Senti, sai che si fa? Iniziamo subito con lui, perché lui non resiste a questa coscia. Allora, abbiamo visto più o meno gli ingredienti: cipollotto, questo, eccetera, eccetera. Senti, il tacchino è una carne che viene soprattutto usata durante il periodo di novembre per questo famoso Thanksgiving di cui ci siamo già occupati, ma che nelle diete veramente è bene rivalorizzare. Sai cosa? Da noi, non, cioè, da noi insomma in Toscana, nei Chianti, non è che venga si usa tanto il tacchino, no? Non è un un animale da cortile che viene usato molto. Sui Chianti vedo più da voi coniglio, vero? Sì. Servito conigli giù dalle parti, anche sulla retina. E anche l'anatra. E allora il tacchino si usa molto di più. Il tacchino, io penso. Senese? No, lo vedo piuttosto su. Ah, il tacchino lo vedo sulla Romagna e anche sulla parte romanesca. Ne quindi fanno questo molto è vero uso. Da noi molto. In Piemonte fanno tanto il tacchino con le castagne, ma anche però da noi si fa, c'è anche da noi, però questo è un piatto che va soltanto fatto nel periodo delle feste con anche la perché castagna. Perché le castagne ci poi sono dopo, allora logicamente... più. Comunque se ce l'avete secche le castagne basta metterle a rinvenire e va bene sempre. Allora, la differenza per esempio fra la tacchina e il tacchino nella carne è una differenza abbastanza sostanziale, perché la tacchina ha un peso sui 3,5 kg circa, il tacchino insomma diventa anche, quando è il tacchino più grande che hai visto? Allora, il tacchino più grande che ho cucinato, un ultimo dell'anno fra amici, era 12 kg qualcosa. Accidenti. Era una mucca. Una mucca, veramente. Però è che 12 persone, aspetta che questa cipolla... 12 persone, scusa, ho detto il tacchino di 12 kg. Ah, e quanti amici erano? 12 persone? Sono una 25, 30, ecco. Però quello era un assaggio fra tante cose che avevo fatto. Questo comunque, era questo con la castagna. Con la castagna, giustamente. Il tacchino grosso, quindi, è bene sezionarlo e soprattutto è buono fatto ripieno, perché allora si valorizza il petto e riempiendolo si rende anche un po' più morbido. Sì, ecco, meno perché stopposo, il tacchino un po' più saporito. Ha bisogno sempre di essere un pochino rinvoltato il petto di tacchino con del grasso, vero? Allora, quando io lo fai il petto è meglio la tacchinella, anche, diciamo, è il tacchino. Prendendola la rete di maiale, che veramente gli fa da tampone, perché gli fa veramente, si sente un sapore delizioso. Insomma, che lo poi, irretisce. Eh?
Allora, mettendo quelle, poi logicamente si può fare stati pieni. Io quando gli faccio di vuoto, allora gli levo l'osso dell'anca, lo stendo con i batticarne. Allora, cosa è che ci faccio? Ci posso mettere una frittata, ci posso mettere il prosciutto cotto, ci posso mettere fette di mortadella, anche la soprassata c'è molto buona. Poi la rotolo e poi la cuocio in forno. Sempre con questa rete, logicamente per non farlo essiccare tanto va data una spruzzata di vino noi si bianco. Fa il coniglio così, coniglio disossato e poi la frittata con comunque dicevi con che la tacchina invece è buona anche a brodo, pensate, giù nel centro-sud la fanno a brodo la tacchina, a te non ti piace tanto, però è deliziosa. Allora, noi abbiamo messo là del cipollotto bianco, il cipollotto e della salvia. Salvia. Ora, a questo punto la facciamo andare un attimo e poi si parte alla lavorazione. Partiamo. Ecco, allora si parte sempre con la parte della pelle. Come di qui. Ecco, la parte della pelle lo prendiamo e lo mettiamo subito in padella. Allora, anche senza aver fatto troppo sfrigolare lì. No, perché ora questo va cotto alla bellezza di 40 minuti, allungando sempre con l'arancio. Lo spicchio d'arancio ora ti farò vedere. Ora a questo punto si può veramente incominciare a dargli un po' di sale, perché un po' di sale ci vuole, perché l'arancio essendo dolce, allora un po' di sale, ma non tanto, perché questo è poi logicamente il segreto mio è questa fialetta d'arancio, che è olio di arancio. Mamma che mia. Alla fine lo metto, gli dà un profumo irresistibile. Una fialetta d'arancio, dove io lo metto qui, lui lo rimette lì. Non voglio farlo vedere il segreto a tutti. No, ecco, il segreto ormai l'hai detto, la fialetta di arancio, il segreto. Io invece provo subito a vedere che cos'è. Oddio. Cosa hai messo? Oddio mio, mi c'è andato troppo. Ma cosa hai messo? Tutto Peppe? No, ci ha messo che lei. Che cos'è questa cosa? Moscata? Giovanni, hai messo? No, niente, non ti preoccupare. No, io mi preoccupo perché comunque questo è uno dei gesti più normali che uno fa, quello magari di mettere in eccedenza perché non ha chiuso il tappo, ma è tutto luce moscata. Vabbè, che sarà di male. Nulla. Allora, questo era pepe, era peggio. Ma insomma, ora ci metti il pepe. Ora si fa andare un po'. Sì, ma non deve rosolare bene la cipolla. Ora sta rosolando. Va bene. Alto e alto, massimo, vedo. È massimissimo, poi abbiamo anche questa padella che è una di quelle a conduzione massimo di calore, quindi giustamente l'hai scelta apposta. Adesso, mentre tagli l'arancio. Senti che profumo fanno queste arance. Ma queste non mi dirai che sono le tue di arancio. Non sentiamo. Sono la mia, senti, non sono Vernio, mia. Però me l'ha dato un amico. Vernio, è il tuo solito amico. No, Vernio, no, Prato. Sono profumate Prato. Davvero. Queste sono di Prato. Hanno un profumo. L'arancia di Prato? Sì, un amico ha un arancio dietro una davvero? Casa. Davvero? Grande, una frate, 3 quintali. Una il nome del tuo amico e l'indirizzo? Si chiama Venturini Marcello. Marcello, andiamo tutti. Marcello, portaci l'arancia. No, andiamo noi a prenderlo. Senti, è recintato questo? No, ma sì, c'è un cancello, però si riesce a saltare. Si scavalca. Allora, tu sei il capobanda, io ti seguo. E nella pare il sacco, nella porta. Lei pare il sacco. Allora, no, io scavalco il cancello, scusa. Ho capito, allora io... Allora, te porti, diciamo, un bel paniere grande. Benissimo. Ecco, io te le passo a te, io monto sull'albero, io le passo a te, te tu le passo a lei e poi si va via. E si divide il malloppo, Marcello Caro. Marcello ci mette un bel biglietto. Grazie Marcello. Grazie dell'arancio. Va bene. Allora, queste arance in effetti sono estremamente profumate, anche se sono piccoline, e faranno, potremmo dire, da padrone in questo piatto. Ricordiamo che mentre l'arancio, l'anatra all'arancio è un piatto completamente diverso, perché viene fatto in modo completamente diverso, questo del tacchino è un modo un pochino diverso, ma di stagione, perché le arance buone cominciano veramente adesso, per poter suggerire un piatto leggero, ma anche da condividere con gli amici e quindi da far bella figura, no? Sì, poi sai cosa sarebbe buona? Anche una bella insalatina d'arance. Ma dopo forse si fa l'insalatina. Allora, a questo punto io vorrei dare però l'opportunità a due telespettatori di andare a gustarsi un gran bel pranzo o cena dalla nostra
Rossella a Greve, anche perché vedete il nostro Giovanni si è ritirato dalla professione nei ristoranti, fa il personal chef e quindi a meno che non lo vogliate a casa. Io vo volentieri a casa, però io non gli posso invitare a casa mia. Ah, ma allora dici, potremmo dare, offrire una vincita così, che te vai a cucinare a casa di un telespettatore. Potrebbe anche essere carino, pensiamoci. Intanto però pensiamo di andare da Rossella e noi vi facciamo sentire l'inizio di una canzone di cui vogliamo sapere ovviamente il titolo. Cominciare a ballare. C'era un attimo, vero Giovanni? Vabbè, dai, dopo, tanto l'andovina la prima. È corta. No, è corta perché così deve essere. Il numero lo vedete qui in sovrimpressione, possibilmente se mi dite anche l'autore non siamo poi scontenti, no? Allora, il tacchino vedo che deve andare piano piano. Sì. Un'autura di 40 minuti, 45. Coperto bisogna... o no? No, va bene così perché poi diciamo la parte della cipolla deve svaporare perché non si deve sentire qui il sapore aggressivo, invece andando via e così. Cuocerebbe prima coperto, però io penso che ci si fa lo stesso. Va bene. Allora ricordiamo attraverso anche la videata che voi vedete questa ricetta di stasera presentata da Giovanni ed è un coscio con anca di tacchino. Che è stato? Allora è stato messo pulito, insomma lavato eccetera, con cipolla, olio, salvia e poi ci va messo sale e pepe, quanto basta. E poi ci va aggiunto l'arancia già tagliata e alla fine ci va messo anche qualche buccia per dargli il sapore e poi gli darò l'ultimo tocco di mio segreto. Ah, il profumo dell'arancia di Vernio. Questo segreto mi sconvolge, il segreto di Giovanni. Vedrai quando lo sentirai, sì. Anzi se finisce di cuocere bene, stasera ti regalo la cena. Ecco, ho capito. Intanto ti regalo la cena. Via, grazie, allora sono io la telespettatrice che fuirà di questa cosa. Però tu devi indovinare ora questa canzone perché te non lo sai. Giovanni, mi sconvolgi tutto. E dopo faremo anche un contorno per questo tacchino e saranno gli spinaci alla braccio di ferro. E va bene, ok? Allora, adesso io direi invece di spostarsi mentre il tacchino cuoce tranquillamente dalla nostra Rossella. Metto l'olio nella padella. Olio extravergine e noi facciamo delle verdure ripiene. Mettiamo le verdure tagliate. Allora, che cosa abbiamo tagliato? Abbiamo tagliato, guarda, cavolfiore, porro, carote poche, perché non è che mi ci piacciono tanto. Insomma. No, ma guarda, meno male. Però danno un po' di dolcino. Sai che un periodo anch'io mi stanno antipatico in questo periodo. Un pochino. Ti aiuto, metto anch'io, vedo delle patate, guarda, del perché cavolo questa nero. Verdura va un po' scottata per riempire poi cipolle e patate che ecco si mettono a cuocere poi in questo tegame. Alziamo un po' questo fornello, ecco qua. Queste i porri sono deliziosi, cipolle pure. Guarda, questa qui ci vorrà tutta, mi sa, sai, perché per riempire carote. Io non ho mai fatto questa ricetta. Questa è una ricetta molto semplice e molto leggera. Io come al solito ho le braccia soprattutto corte, di figura credo anche perché è bello anche allora, portare guarda. In tavola dei piatti da condividere, no? Quindi portare un bel vassoio di questa verdura ripiena fa figura. Questo si può fare tutte le stagioni, ora si fa queste cipolle, queste patate, però puoi fare i peperoni, infatti e prendiamo anche un peperone perché è un classico. Poi no? Si può fare il cavolo, le foglioline di cavolo verza. Le abbiamo fatte ecco. Questi giorni, abbiamo fatto il cavolo verza e poi abbiamo fatto anche il cavolo nero, pieno sempre di verdure o di carne, comunque sia delizioso. Allora, però, dopo la pubblicità vedremo come si svilupperà questo bel piatto. Bene, pubblicità. Io ora le copro. Allora, queste arance di Marcello nel cui giardino a Vernio
crescono a Prato. Sono deliziose. Bravo. Bravo Marcello. Ma non gli si è finito l'arancia fra un po'. Sì, pazienza, andremo a riprenderle. La nostra banda. Ora, quando stasera la trasmissione finisce, andiamo fuori. Domani si torna a trasmissione e si fa il resto con l'arancia. Si fa la marmellata, si può fare tutto quello che ci pare. Allora, ritornando alle ricette di stasera, con il nostro Giovanni D'Averno, detto il paziente, paziente chi ti ascolta. Allora, abbiamo fatto il tacchino coscio ed anca, che sono finiti semplicemente in padella, un'alternativa al classico tacchino al forno, ma che rimane gustoso, rimane bello morbido grazie a questo sughetto fornito dall'arancio e dalla cipolla che io metto dentro. Un piatto dietetico, economico e soprattutto che sazia anche. Adesso allora ricordiamo quello che abbiamo fatto. E poi viene molto digeribile, sentirai veramente che quando hai mangiato non ti senti con quella pesantezza, quel gonfio, ma ti non senti... mi sento un tacchino, insomma, ripieno, va bene. Senza penne. Tacchino senza fine. Va bene. Qui ora ci abbiamo messo un po' d'arance, perché in modo che l'arance, tutti i succhi che sprigionano, entrano nella parte interna dell'anca, ecco, e si insaporisce. Ti dà una delicatezza che poi stasera io ti offro questa cena, ecco, così lo mangi. Siccome non la riesce a offrire ai telespettatori, ha detto io devo andare a casa col tacchino da viaggio. Va bene. Allora, poi abbiamo invece con la nostra Rossella in programma di fare delle verdure ripiene. Ripiene di verdura, fra l'altro. Sì, sto scottando. E abbiamo le verdure che sono quasi pronte, perché poi si riempono queste le cipolle, e ora faremo vedere come si scavano e poi si mettono nello stesso tegame. Beh, allora, come allora si noi vogliamo dare ai nostri telespettatori la possibilità di andare al ristorante a pranzo a cena della Rossella, ristorante da Verazzano a Greve, rispondendo alla nostra domanda: chi canta e il titolo della canzone di cui sentite un brevissimo accenno? Vieni a interpretarlo, Giovanni, solo ballando, Alt. Indovinello. Zitto, perché chi fa l'uovo nel corbello? Chi fa l'uovo nel corbello? Indovinello. Sì. Chi fa l'uovo nel corbello? Ma chi fa l'uovo nel corbello? La gallina. Va bene, lui è divertente perché ci racconta questi detti che fanno parte proprio del nostro essere toscano sì. E che, di cui insomma ci siamo un po' scordati. Allora, guarda, le patate pelano chiaramente, poi si dividono a metà, patata e si gialla. Leva un po' di... Sì, ci vuole una patata o la pasta un po'... Dura? Un po' dura, perché sennò si rischia di farla troppo papposa. Queste si possono fare anche in forno, Ecco, io quasi quasi le metterei in forno. Allora, io provo. Anche in forno, però ora io non ho la teglia qui per metterla in forno. Cosa vuoi fare? Vuoi votarla? Sì, voglio votarla una patata. Si può fare così, allora. Guarda. Ma il cucchiaio te la può fare, tieni. Venite un pochino più avanti, per favore. Vai a votare la tua patata qua. Fammi vedere. Attendo, allora, guarda. Piano, ti tengo questo. Allora. Attento. Perché queste sono patate molto, molto dure. Allora, no, fammi vedere, vieni qui più davanti. Silenzio. Ecco, come silenzio. Silenzio. Ecco fatto. Guarda. Allora, pronto, zitto che abbiamo una telefonata, pronto? Salve, sono Luca da Grosseto. Buonasera Luca, anche se non mi sembra di Grosseto lei. Non sono, sono un emigrato, mettiamola così. Va bene, allora mi dice per favore questo refrain che noi stiamo facendole sentire fra un secondo, a quale canzone appartiene e l'autore? Allora, a me sembra 24.000 baci di Celentano. Non no, sono 24. Non sono, no, mi dispiace, non sono 24. Managgia, siamo vicini, ma no. Siamo vicini. Siamo vicini, se lo dice lui. Continua a seguirci, arrivederci e grazie. Arrivederla. Arrivederci. Senti, io ora comincio a riempire.
Allora, hai visto com'è semplice? Voglio provare io, vai a fare la patata a barchetta. Perché non mi... ascolta, dimmi. Ti indovino io i quiz, per così vengo a mangiare da te. Una volta ogni tanto sono servito e riverito. Dico, ma te che... può venire anche senza il quiz. Anna Maria, stiamo insieme? Sì, andiamo insieme. Allora, ormai sì. Senti, ma in famiglia non sei servito e riverito? Va secondo bene. Me l'è servitissimo. Allora, lui. Io ho capito una cosa. Quello che io sto facendo di sbagliato. Pretendevo quanto? Di fare tutto insieme, ma... No, devi fare un pezzettino per volta. Se no la spezzo, quindi bisogna stare attenti. Le patate ripiene abitualmente, mi sembra che soprattutto in Francia, vengano... riempite con una crema di formaggio sì, burro. E gruyère, burro, panna, insomma sostanziose ma anche piuttosto allora guarda buone. Anna Maria, io me ora metto queste sì. verdure, va bene? Io la ritaglio meglio, guarda. Ci metto dentro, ecco qua, metto dentro questa... Queste verdure, scusami, sono quelle che abbiamo messo prima? Sì. E le metto qui a cuocere così. Ah, ecco, vedi? Io infatti dicevo, ma tutta quest'acqua... ma se no non cuoce la patata e la cipolla. Ora voglio anche far scavare una cipolla però. Eccola perché... qua, tieni, te l'ho pelata, scavala pure. Mi scavo la cipolla, me la son voluta. Ora tu piangi, eh. Giovanni! Dimmi vieni, tutto. Vieni a scavare una cipolla. Passo la cipolla. Senti, mi fa piangere. No, vero? No, non ti faccio piangere, guarda. Qua. Che ti fai? Che fai? Che ti metti? La maschera? No, ma no, ma che la maschera? Allora, vedete com'è? Noi prendiamo una cipolla, praticamente togliamo solo la parte in alto e anche qui stiamo attenti a non rovinare quello che diventerà poi il nostro contenitore. E tutto quello che ci è avanzato, scusami, lo riutilizziamo? Sì, certo, si rimette lì. Poi tu lo puoi utilizzare anche per fare un'altra cosa. Domani per fare un battuto. Fa un soffritto, per un fare... ben fritto. Cioè, in cucina non si butta via niente, no? No, dentro della cipolla lo levi, però devi fare il sugo, ti serve la cipolla e tu puoi usare quella parte lì. Fammi vedere, non allora. È che tu devi buttare via nulla. Questo, scusami, è molto, molto salutistico, potrei dire, questo sì, piatto, sì. Però questa roba le... Quindi rimangono ma questi pezzi così grandi. Sono già scottati, vedi, sono quasi cotti quelli. Ecco. Grazie. Bravo. Guarda che maestria, Giovanni. Sei bravissima. Ora questi si fanno cuocere sì. con un po' di brodo vegetale. Mamma mia, aspetta. E si coprono un pochino con il coperchio. Sì. Perché così assorbano di più il liquido e si cuociono prima. Posso riempire prima. Io? Cosa prego. Riempio? Tieni. Questa. Occhio a non bruciarti. No, infatti quello lì l'ho spento. Però non mi entra quasi nulla, scusami, essendo a tocchi un po' grossi. Va bene lo stesso? Sì, va bene cioè lo stesso. È voluto questo lasciare questi poi pezzi guarda, grossi? Questi pezzetti delle patate che se le va... Aspetta, metto al centro, metto la mia cipolla. Un po' buttarle così. E così ti fa questo... Questa verdura ti fa un bel contorno. Vedi, ora io avevo preparato anche dei peperoni. Sì. Vedi come vengano? Belli. Cioè poi la verdura si ammorbidisce, si appassisce e diventa, si abbassa. Ora quindi magari lì c'è qualche pezzo di cavolfiore troppo scusami, grosso. Ho tolto tutto dal ripieno qui. No, va bene. Allora, rifacciamo sentire un attimo il pezzettino di musica e cerchiamo di indovinare chi è non solo il cantante, l'interprete, ma il titolo di questa canzone. Pronti? Venite, miei cuochi. Alt. Infinito. Beh, ci daranno la gioia di poterla fare liberamente tutta. Alla fine se la indovinano, via, così si deve ballare. Ora io lo copro un attimo, Sì, copri perché così rimane... E piano piano si cuoce lentamente. E questo invece... si può fare anche in forno, l'ho già detto forse. Sì, mi ripeto. L'hai detto anche in forno. Poi se noi vogliamo fare qualche cosa di un po' più ricco, possiamo mettere della carne. Si può mettere la carne, si può mettere il formaggio, si può mettere appunto il ripieno classico, carne macinata, uova, parmigiano riempite, si può mettere formaggio e burro alla francese. Gli spinaci al braccio di ferro. Ci sei mai stata a Francia? Sì. Ci sei stata? Sì. Adori la cucina francese?
Io no. Alcune cose sì, sì, altre no. No, hai ragione. Alcune la cose parte sì. Dolciastra, come io adoro le brioche, le baguette, il foie gras, il sauterne, poi aspetta. L'omelette. Ma visto quanto omelette? Omelette le fanno di tutte le qualità. Ma guarda, è deliziosa l'omelette, con la marmellata è deliziosa, ma mai come il nostro tacchino. Allora, ricordiamo la ricetta di Giovanni, questo tacchino al sugo di arancio, molto leggero. L'importante è far capire che cotto così rimane morbidissimo, perché c'è questo sughetto che viene rilasciato sia dal tacchino, va a intersecarsi con le cipolle. Le cipolle, la salvia. La salvia. E basta, perché gli odori sono questi. Però diciamo la parte che fa da regina è proprio l'arancio che si incorpora dentro. L'arancio regina. È bellissimo anche a vedersi. La parte regina del piatto. Quando è finito è bellissimo e buono. Senti, la differenza per esempio quando facciamo l'anatra all'arancio, no? Sì. Qual è la ricetta giusta? Allora, la ricetta si fanno in tante maniere. Allora, tu vediamo sai benissimo se la si fa uguale. Vediamo che l'anatra all'arancio, diciamo, è un piatto francese, però quella che vero. È stata riportata è stata Caterina de' Medici. Beh, insomma, Caterina è un piatto fiorentino. A parte Caterina, io la vedo così. Caterina è come il prezzemolo, è dappertutto. Come no. Mai? Veramente? La storia di Caterina, secondo Giovanni. Allora, Caterina... Che... essendo una grande nobildonna, eccetera, allora ha girato, diciamo, tutte le parti d'Europa. Sì. Dio del mondo, e lì ha preso sempre le meglio cose dei posti andato, però sì. Ci ha portato anche la roba, ha portato il gelato, ha portato tante cose, è stata lei che ha coinvolto questi sapori, perché lei era, diciamo, i sapori nostri fiorentini sono sapori classici, però lei, essendo una donna importante, una donna che frequentava le grandi famiglie da allora, insomma aveva una buona frequentazione, doveva essere una zitellona, ma deve essere una che dava, diciamo, zitellona non era di certo. Ma scusa, come, ma come ti permetti, Caterina una zitellona? No, non doveva essere zitellona, ma non era la zitellona. Sono tante cose che noi non si approvavano. La roba sdolciastra non si approvava. Ma la ricetta dell'anatra all'arancia è un piatto che è nata a Firenze, perché Firenze era il centro di smistamento degli agrumi, era il centro di mondo Firenze. Ancora? In quegli anni, ora no, no però scusa, allora sì. Ecco. Allora sì, dicevi molto interessante, quindi l'anatra all'arancia, questo piatto, nasce a Firenze, sì. E Firenze era il centro di smistamento degli agrumi. Di tutto, perché Firenze era città la era il centro di mondo in quell'epoca, perché il Rinascimento, dove è nato? Ricchezza, ricchezza, le banche. Le banche. È vero, la cambiale l'hanno inventata a Prato, ma le banche sono nate a Firenze. Peccato non ci sera a quei tempi. Perché? La cambiale l'hanno Ti sarebbe piaciuto, sì, sarebbe piaciuto a me, sì. A me no. Mi piacerebbe più esserci ora. No, allora, però, ancora stando ancora. Avremmo fatto degli ottimi incontri. Sì. Allora, alla fine mi dici questa ricetta è l'anatra all'arancio. Allora, l'arancio se non devo chiamare Caterina. Si possano fare a pezzi o intera, però sì, facciamola a pezzi, vai a pezzi. Oggi. Allora, prendiamo una bella anatrotta, ci sì. Cerca di levargli un po' di grasso, perché sì, no, perché... tanto. Sì. Allora, cos'è che facciamo? Prendiamo a pezzetti, la mettiamo in una padella così, antiaderente, dove non si attacca, e facciamo, mettendoci sempre la cipolla, però ci si mette dunque le sue anteriori, che non si devono buttare via, si spera sempre ci siano. Il fegato è molto importante. L'anteriore o l'interiore? L'interiore, scusa. Ah. Il fegato è molto importante per fargli un bel battutino e mettere insieme. Va bene. Poi si fa andare parecchio in modo sì. Che diventa un po'. Ma l'arancio asciutta. Quando ci si mette? Ora aspetta, arrivo. Poi si comincia a prendere, si strizza delle arance. Sì, va bene. Gialle. Verde, bionde, rosse, come tu vuoi, e le metti dentro, va bene? Poi va bene. Dopo le fai andare, svaporare, vedi che il sugo si sta finendo. Sì. A quel punto deve essere spruzzate di o cognacche, che ecco. A cognacche ci vuole. A questo punto è un momento alcolico e quindi basta. Fermi, dopo vedremo la ricetta invece dell'anatra all'arancio suggerita dalla nostra Rossella. Ma Ma? Zitto, perché c'è una telefonata. Pronto?
Pronto? Buonasera, il suo nome? Buonasera, Filomena da Firenze. Cornelia? Filomena. Ah, Filomena, buonasera, mi scusi, avevo sbagliato nome, non sentivo bene. Senta, Filomena, le piacciono queste ricette di stasera? Sì, specialmente quella della signora Rossella. Ecco, è la da venire a mangiare da me. Vedi, subito ti lusinga. È un'esperta brava signora. È un'esperta di musica lei? Ma mi piace. Allora vediamo se... Io direi che Adriano Celentano, il cantante. Sì? E potrebbe essere... Quest'Italia. Come? Quest'Italia. No, peccato, Filomena, che peccato. Mi spiace proprio. Poteva essere Stanis Fresh, ma non... Aveva... No, mi dispiace davvero. Filomena, grazie. Peccato Filomena. Va bene, venga a trovarmi lo stesso. Tanto le richiamerà tutte le sere, noi offriamo... Spero la vinca un'altra volta. Qualche cosa. Facciamo risentire un attimo. Pronti, attenti, via! Ci trascina lui. Lui è un trascinatore, avete sentito? Quindi vediamo, so che abbiamo ricevuto tantissime telefonate. Allora, a questo punto il tacchino così deve cuocere per un altro circa 25 minuti e passiamo alla ricetta di Rossella dell'anatra all'arancio, come deve essere, mentre seguiamo anche le sue verdure. A far andare. Le verdure io ora le ricopro un attimo. Sì. Allora, io fo come lui, prendo l'anatra a pezzetti, si leva il grasso. Poi in un tegame, io adopro quelli d'alluminio, si fa un bel trito di cipolla, poi si mette quest'anatra infarinata e si fa rosolare, si fa andare piano e si aggiunge via via un po' di vino bianco. Ah, poi a parte sbuccio l'arance e le bucce le metto a scottare con l'acqua. E a parte, ho capito. A parte invece fo zucchero. E aceto. E lo fo andare caramellare, poi ci aggiungo il succo dell'arance, le scorzette tutte tritate e con questo sugo poi si condisce poi l'arancia quando viene impiattata. Insomma, con le fette. Sapete che facciamo? Sotto. Facciamo l'anatra all'arancio una di queste sere. Che volentieri. Dite? Richiamo. Si viene tutte e due, la si fa ognuna a modo. Io la fa una maniera e io la fa un'altra. E io la faccio a pezzi. Due, e lascia la cena a casa. E lascia la cena per l'Anna Maria. Che devo dire? E mi vogliono cenata, cotta e mangiata. Allora, invece, come mi stava suggerendo la Rossella, prendendo del brodo vegetale che uno in casa può sempre avere e quelle rimanenze, potremmo dire, di queste verdure che ci noi... Ci può fare una bella minestrina. Esatto, noi stiamo facendo una bella minestra. E sai che cosa c'è buono nel brodo vegetale? No, proprio... ci cuociamo la pasta ora. Sì, a parte la pasta, tu ci puoi fare anche una bella stracciatella col brodo, ecco, vegetale. Viene più leggera, però buona. Del resto, scusami, la zuppa pavese non prevede fra l'altro l'uovo? Sì. Comunque ricordiamo invece quello che abbiamo fatto e che è stato suggerito nuovamente dalla videata degli ingredienti. Allora, cipolle e patate in questo caso da riempire, un po' di sedano, porri, carote, cavolfiore, cavolo verza, zucchine, olio, sale e pepe quanto basta, olio extravergine d'oliva naturalmente. E poi si possono fare appunto le patate, le cipolle, i peperoni, il cavolo, tutte le verdure possibili e immaginabili. È un piatto dietetico, può essere un piatto unico perché comunque uno lo mangia con il pane, si sazia e non ingrassa e non appesantisce. Senti, e se uno le volesse fare in forno, potremmo mettere sopra un po' di pan grattato e le mette in forno e cuociono bene lo stesso, anzi forse meglio perché queste ne sono un po'... Altra cosa, scusami, tegame ci vuole un pochino. C'è chi mi ha detto di cuocere queste verdure in un modo ancora diverso, cioè prendendo della pasta del pane fina e metterle tipo un cartoccio e poi metterle in forno. Però in questo caso credo che debbano essere prima devi un po' scottate. Devi mettere le verdure, vero? Già cotte, se no ti si verdure brucia. Già cotte. Benissimo. Secondo me, dopo la pubblicità butteremo la pasta per farci anche un primo, così abbiamo un primo
primo, un bel secondo a base di vegetali ricchi e invitanti, perché sono anche cromaticamente veramente invitanti, e poi un succulento tacchino all'arancia presentato dal nostro Giovanni. Musica! Pubblicità. Allora, il nostro menù è abbastanza ricco di colori, di belle verdure, di un bel tacchino cotto al tegame con l'arancio. Sta andando piano piano verso Vediamo la cottura. Cuoce bene. Cuoce benissimo. E fra l'altro io vorrei un'inquadratura proprio al tacchino di Giovanni, perché sinceramente possiamo vedere quanto rimanga morbida la carne anche attraverso queste inquadrature. Ricordiamo che il succo dell'arancio, con questi pezzettini di arancio che sono stati però sbucciati da Giovanni, permettono, insieme al trito di cipolla e di salvia sul fondo, permettono di far cuocere morbido morbido e farlo rimanere morbido, cuocere lentamente il tacchino. Invece noi abbiamo qui tutto vegetale, quindi Rossella, abbiamo un po', avevi detto, bollendo questo brodino. E ci mettiamo una pasta un po' grossa, cioè, quella che ci avanza, no? Sì, questi sono mezzi paccheri. Sì. Ma buoni però, il minestrone. Ma certo. Poi uno ci può mettere anche quelli più piccolini, come si chiamano? L'Ave Maria, i Paternostri, quelli lì. Ci si può mettere quello che si vuole. Te avevi suggerito addirittura la stracciatella. Però certe volte, perché sacrificare il minestrone sempre con la solita pastina? Se ci avanza un pochino. Ma guarda, se ti avanza anche taglierini. Ci può mettere taglierini, le tagliatelle. Per me, per il mio gusto, è meglio con una pasta un po' grossa. A me. Anche a me mi piace la pasta grossa. No, a me il minestrone piace senza pasta, pensa un po' te. Però, perché mi piacciono i tocchi delle verdure. Preferisco una pasta un po' grossa. Quindi quando abbiamo delle avanze di pasta, ricordiamo che il minestrone è simpatico anche così. Se c'ha delle paste anche più o meno della stessa misura, te lo può fare anche con la pasta mista. Si può maritare, come sì, si certo. Dice, no? Se deve mai buttare via niente, poi. C'è un piatto di risi. Hai ragione. A maggior ragione, non si deve buttare via niente. Maritiamo la pasta, va bene? Allora, pronti? Una telefonata ancora. Pronto? 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 Adesso sta arrivando perché è caduta la linea. Allora, qui invece abbiamo le nostre verdure, in questo caso cipolle e patate. Piano, piano. Che abbiamo fatto? Abbiamo vuotato le cipolle, vuotato le patate. Cotto a parte un po' le verdure, il cavolo, cavolfiore, i porri, il sedano, un po' di carota, un po' di zucchina. E poi abbiamo riempito le verdure e ora le stiamo facendo cuocere lentamente, allungate con questo brodo vegetale. Tra l'altro, scusami, vogliamo ricordare che queste verdure sono delle verdure molto, molto di stagione, sono quelle classiche, anche se hai precisato poca carota, vero? Sì, perché vabbè, la carota c'è sempre, c'è tutto l'anno, non ci si ricorda neanche più in che stagione la c'è la carota, da quanto è? Un po' di sale e pepe, però la carota è un po' dolcina, insomma io non è che amo tanto il gusto della carota, però questo poi è anche un piatto, però fa un po' di colore, via, male là non ci sta una carotina, potremmo mettere della zucca, insomma quello che vi pare. Allora abbiamo anche la zucca gialla, sì, benissimo, zucca gialla. Abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Buonasera, il suo nome? Io mi chiamo Vitalia Melis di Castel Fiorentino. Italia? Sì, sono nata in Sardegna. Brava, bellissima regione, e noi abbiamo spesso dei cuochi sardi che sono anche molto bravi e ci hanno fatto degli ottimi piatti. Allora signora, mi dica un attimo il titolo della canzone e l'interprete. Allora, per me è Satisfaction, Adriano Celentano. Satisfaction? Sì. È sicura? Per me sì. Per me signora, sì. Provi a pensarci un attimo. Per lei è no?
Satisfaction, no. Me lo ripeta un'altra volta. Sì, io te lo dico come lo so dire, non conosco l'inglese, eh. No, no, va benissimo. Non stiamo considerando la pronuncia, ma proprio il la nome, parola. Sì. La parola. Allora, Satisfaction Adriano Celentano. Non gliela posso dare, metà è la giusta. Guardi, lei si morderà le mani quando sentirà il titolo. Italia. Va bene, la ringrazio comunque. Ma io ringrazio lei e continuo a telefonare, non ha vinto oggi. Ma io le posso telefonare ancora, però le posso dire che sono degli anni che seguo la vostra trasmissione, sia a luna che la sera. Grazie, allora. Grazie. Sono degli anni, vi seguo sempre, anche quando c'era... ora non mi ricordo il nome, l'altro signore insieme a lei. Grazie, allora lei è una fedelissima da 6 anni. Sì, senz'altro, sì, sì. Grazie, allora richiami che prima o poi la fortuna aiuta. Ma speriamo. Grazie lo stesso, arrivederci, buonasera. Arrivederci. Dispiace, c'era andata vicino. Rifacciamola sentire, pronti? Siete pronti per il ballo? Ma sarà meglio andarci noi a desinare. Matteo, ho capito, vuoi andare là, a me ma mi vuoi dare il tacchino, te vuoi andare di là. Vieni lo stesso, te l'ha detto. Musica! Bene, vediamo se allora riusciamo a darla. Allora, queste nostre verdure al forno sono fatte con, non sono al forno, ma sono fatte al tegame. Sono delle cipolle svuotate e delle patate svuotate. Abbiamo posto una certa cura nell'aprirle perché, come vedete, non devono rimanere sfondate perché altrimenti il sughetto va via. Va fatto un pochino per volta. Se noi facciamo poi questo tipo di piatto al forno, allora sicuramente vi apparirà anche più nitido perché sì, qui poi alla fine si confonderanno i sapori. Ma è il subello, come si suol dire. Sì. Vero? Ecco, la patata si può votare anche per l'altro verso, ora io l'ho votata così, però si deve pareggiare sotto per avere il piano d'appoggio. Quindi si può fare anche verticale. Poi, ora io ho un coltello, però si può fare con quello sbotino. Sì, con lo scavino, ora mi sono dimenticata di prenderlo. E quindi è abbastanza semplice. Abbastanza semplice. Queste verdure sono state riempite, in questo caso, per valorizzare le verdure di stagione, solo da verdure, e le facciamo cuocere lentamente. Queste sono cipolle che tutto sommato in mezz'ora cuociono, come in 40 minuti invece cuoce il tacchino del nostro Giovanni, che ricordiamo su una base, è stato adagiato su una base di cipolla, salvia. E olio, con la pelle, è adagiato con la parte della pelle, poi ci abbiamo messo l'arancio, ora dobbiamo fare il braccio di ferro, la curiosità è grande, è grande, che qui hai messo olio e pepe. No, questa è noce moscata. Ah, noce moscata. Bello questo. Noce moscata. Eccolo. Fai braccio di ferro. Io faccio lì. Io fumo, visto con la pipa. Io devo mangiare gli spinaci. Allora rifacciamo, grazie. Ha visto come fanno la mangiare gli spinaci? Che c'è? Rimettiamo quella musica mentre l'olio sta finendo insieme al burro e a tantissima noce moscata e stanno per entrare gli spinaci. Fammi vedere, io metto gli spinaci. Fai tu. Ora ti fo tutto, eh? Ora puoi mettere su sopra. Mamma mia, li facciamo Giovanni, andare un po'. È uno show. Ora ci si mette un po' di sale. Bene. Basta che ci fa male, troppo sale. Un po' ci vuole, Anna Maria. Ma no, un po' di pepe. Un altro pepe, noce moscata. No, noce moscata era prima, scusa. Se no. Mi fa morire il stomaco, io lo voglio ammazzare a casa mia davvero. La delicatezza. Che c'entra questa ora? La panna segreta.
la delicatezza. Ma volessi sono all'abbraccio di ferro con la panna. Ma io mi sapevo in un altro modo, mi sembrava avesse un altro nome. Mi sembrava l'aprissi il barattolo e se lo scolava e via. Allora, se tu vuoi fare, ascolta, veramente Anna Maria, se tu vuoi fare un crostino buono, un altro, con questo, no, sui serio, ci metto un tocchettino di burro insieme a questo, poi lo macini fini, con il moulinet oppure con il costo immersione e forma una bella crema. Ci puoi fare la pasta benissimo. E puoi mettere anche sopra crostini bene, alla grazia di ferro. L'importante è che si senta la noce moscata e ci credo con quanto ce l'abbiamo messa, la delicatezza messa. Della panna, la delicatezza della panna, vi assicuro, con tutto l'aglio e la noce moscata. Ora è finta, perché effettivamente mi fanno vieni un po' vieni ad assaggiarli. Allora abbiamo una telefonata, musica, eccomi, vieni subito. Anna Maria, buonasera. Io l'adoro lei. Grazie signora, veramente. Il suo nome? Allora, Mayra da Castelvecchio di Compito. Ma che bello, c'è una pieve bellissima. È bellissima, vero? Sì, siamo in un luogo bellissimo. Bene, mi fa tanto piacere, una voce allegra, pimpante, e spero che si aggiudichi questa cena. Grazie. Mi dica un attimo, allora, il cantante chi è? Adriano Celentano. Bene, stia attenta al nome. Valutation. Pronti, attenti? Via! Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation. Vieni Giovanni. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno. Bravissima. Grazie Anna Maria. Brava. E perfetto. Io la seguo da sempre. Brava. La ringrazio veramente tanto. Vede che noi siamo allegri perché, insomma, a quest'ora, prima del telegiornale, bisogna essere seri nelle ricette, nel rispetto dei telespettatori, illustrando quello che è possibile per agevolare una spesa più giusta e consapevole, ma anche divertirci. Siete eccezionali. Grazie. Allora, lei avrà un pranzo o una cena eccezionale andando a Greve del Rossella. Grazie mille, un bacione a tutti. Arrivederci. E buona serata. Grazie, grazie. Ha visto Rossella? L'aveva andata male, l'ha vinto. Ma e lui voleva a tutti i costi andare. Allora, la signora di ma prima... Ma tu puoi venire lo stesso. Basta, vi incrocerete. Te vai a casa sua e lui viene da te. Allora, dicevamo, la signora prima aveva detto Satisfaction, che è il titolo di un'altra canzone, mi sembra un The pochino più tarda, dei Rolling Stones. Sì. Ecco. E quindi, no, più tarda no. Non sono Rolling Stones. Di chi sono? Sì, dei Rolling Stones. Sono dei Rolling Stones. Sentite, sono dei Rolling Stones. E questa invece di Adriano. Forse è la più vecchia la dei Rolling Stones che quella di Celentano. È più vecchia quella di dei Rolling Stones, però... Ero piccina io. Ah sì? Che Satisfaction. Quasi. Chissà di che anno è. Ma ora lo vedremo. Degli anni 60. No, Satisfaction. Come ero piccolino io. Te non eri ancora nata negli anni 60. Te eri piccolo negli anni 60. Avevo 20 anni. E perché dovevi mangiare gli spinaci? 68, 69, 67. Allora. Senti il profumo? Il profumo è eccezionale. Ricordiamo questi spinaci che sono il giusto contorno per il tacchino di Giovanni. Io direi, siccome il piatto è praticamente pronto, perché il tacchino è cotto in tempo ora reale, ora ci si mette proprio il segreto. Il segreto di Giovanni, ecco. Va bene. E questo segreto di Giovanni, dove si trova questo segreto di Giovanni? Ai supermercati, vari. Ai supermercati. Il segreto, voi chiedete, il segreto di Giovanni vi sarà tutti dato. Tutti ve lo danno. Ecco. Allora, io tolgo gli spinaci perché si stanno rovinando. Ecco. Satisfaction, eccola qua. Ecco, questa è la canzone a cui faceva riferimento la nostra signora Italia e che è completamente diversa, come sentite, da Svalutation. Benissimo, allora torniamo un attimo per la fase finale delle nostre ricette al minestrone fatto come? Minestrone fatto con tutti i ritagli e gli avanzi della verdura che abbiamo usato per le verdure ripiene,
e anche per fare il brodo vegetale, ecco qua, con questa bella pasta grande, poi ci si può mettere una macinatina di pepe e un pochino di olio. Questo minestrone, ecco, ha dell'ottima pasta messa, pasta grossa, quella che vi avanza. Sì, però ecco quella che vi avanza, proprio per non buttare proprio via niente. Poi abbiamo invece le nostre verdure ripiene, cioè cipolle e patate, che stanno finendo la cottura, ma vogliamo ricordare gli ingredienti e il procedimento. Allora, si prendono le cipolle e le patate, si vuotano, ma si può prendere qualunque altra verdura. Poi si mette a scottare in una padella con l'olio extravergine d'oliva, sedano, porri, carote, cavolfiore, cavolo verza, un po' di patate, un po' di zucchine. Dopodiché, quando è scottato, si allunga sempre con un po' di brodo vegetale. Quando sono scottate, si riempie queste cipolle e queste patate e si mettono nello stesso tegame a cuocere. Si allunga sempre con brodo vegetale, si copre con un coperchio e si aspetta che finiscano di cuocere. Ci vuole una mezz'oretta, in forno forse si fa un pochino prima. Ecco, io vi faccio vedere anche i peperoni, che non si sa come, non sono di stagione, però sono sempre amati. Tant'è vero che Rossella li ha voluti fare. Vedete, questi però sono cotti al forno, quindi se cuociamo, sì, vedi, vengano un po' più rappresi, più integri, sì. Rimangono. Sì, quindi, ma insomma anche lì ci vuole un po' più di tempo. Vedete, queste ripiene di verdure, quindi un ottimo. Le stesse verdure, chiaramente poi il peperone ha reso rosso tutto. Brava Rossella, il ristorante da Verrazzano a Greve che vi aspetta con Lotorina, che è sua suocera, che è un mito, veramente un mito. È vero. Proprio un mito. Quanti anni c'è? 82. Cavolo. 81. Glielo ma che è un mito. Senti, mito 2. Onore, suocera, a posto? Ma postissimo, ormai. Ho chiesto, vieni. Ormai ci si conosce, quindi si è andato scontro. Onore, suocera. Sì, ma certo sono a posto, certo. Non potrebbero, allora, collaborare insieme per il successo, insomma, qui si fa mette tutto. Allora, qui braccino mettiamo di ferro. Vieni ad assaggiare, avevi detto, voglio assaggiare gli spinaci. Braccino di ferro, vieni. Braccino di ferro, guarda, te li metto. Allora, braccino di ferro sono gli spinaci che abbiamo detto sono stati fatti. Vieni, mettiamone un po'. Allora, spinaci cotti, è chiaro. Cioè, aglio abbondante, olio, panna e mi raccomando noce moscata. Tanta, soprattutto se vi ci casca dentro, come è successo a lui. No, lui gli ha cascato il tacchino. Ma qualcosa se casca va bene lo stesso. Buonissimi, ora l'assaggio anch'io. E qui invece abbiamo, lo mettiamo qua, questo bellissimo tacchino cosciotto. Anche l'altro. Questo l'altro lo lasciamo lì perché buoni, non si usa tutto. Ecco, vedete, ci metti sopra, ecco, ci mettiamo il suo juice. Bravissima. Guardate che buono. E ricordiamo, però vorrei fatelo sentire perché è veramente squisito. Ora lo sentiamo, ma vogliamo ricordare per favore attraverso la videata tutto il procedimento di questo tacchino. Prendiamo coscio e anca, lo abbiamo, Giovanni? Allora, c'è un bel anca di, spero potete fare anche coscio. Allora, olio, tacchino, cipolla, salvia, arancio strizzato, arancio intero, sale, pepe e quante basta. Stop. Allora, ricordiamo che abbiamo fatto un bel battuto di cipolla, ma piuttosto grossolano, e con della salvia abbiamo messo l'olio, ci abbiamo adagiato il tacchino, l'abbiamo lasciato cuocere lentamente con l'arancio. A questo punto Giovanni il Preciso da Vernio vi saluta e vi aspetta a Vernio, tanto è sempre in giro. La nostra Rossella vi saluta e aspettando il TG vi saluta e vi aspetta come al solito agli appuntamenti delle 13:15 e delle 18:15 ogni giorno.